Di Radicale, siamo con la senatrice Pinotti del Partito Democratico per parlare dell'accordo sul Recovery Plan. Allora, ritiene che sia un accordo positivo? Molti si chiedono quando arriveranno i soldi. Beh, intanto volevo ricordare che questo governo nasce con un voto sull'Europa, cioè il punto, il collante fondamentale di questa maggioranza che oggi guida il paese è l'Europa, e aver ottenuto un risultato così straordinario in Europa è importantissimo. Perché non era scontato, l'Europa per molti anni si è mossa a piccolissimi passi, è riuscita invece in questa occasione a fare un cambiamento straordinario, e il successo del governo Conte è stato quello di poter portare in Italia 209 miliardi che saranno fondamentali per costruire un paese più moderno, più sostenibile e solidale. Quando arriveranno? Beh, questi, diciamo, dal punto di vista dei progetti che si stanno preparando, verranno finanziati via via, non c'è una data di scadenza. Noi sappiamo che ci sono tante misure economiche, la cosa importante era ottenere, non diminuire l'impegno dell'Europa a sostegno dei paesi che devono ripartire, che soprattutto quelli che sono stati più colpiti dal Covid. Senta, le opposizioni, forse no, alcune opposizioni non l'hanno presa bene, perché per loro questa potrebbe essere una sconfitta. Pensa che loro potrebbero prendere questa cosa come palla al balzo per disimpegnarsi sul prossimo scostamento di bilancio? Io sento sempre opposizioni che dicono prima gli italiani, prima l'Italia, prima il paese. Ecco, sarebbe veramente una prova minimale di questo amore per il paese se si ragionasse su interessi di parte o partitici invece che sull'interesse del paese. Credo che in questo momento dobbiamo essere vicini, tutti vicini agli italiani che vogliono ripartire e che vogliono ricominciare a lavorare, e penso che l'opposizione questo dovrebbe fare, anche l'opposizione dovrebbe fare questo. Questa cosa archivia il MES, secondo lei, oppure si continua? No, io non credo, penso che la discussione sul MES non vada fatta dal punto di vista ideologico, lo strumento MES sì, MES no. Io penso che ci voglia un grande progetto di quello che serve alla sanità, perché ci siamo resi conto che la sanità pubblica è un baluardo fondamentale nei momenti di difficoltà, e sappiamo che abbiamo anche delle carenze da colmare, assunzione di personale da fare, ammodernamenti delle strutture. Con un grande progetto sulla sanità, poter utilizzare i fondi del MES credo che sia senz'altro utile all'Italia. L'ultima cosa sui luoghi comuni, sulle alleanze europee. Allora, noi abbiamo visto qualche sovranista che si è schierato con l'Italia, tipo Orban, socialisti che sono andati contro l'Italia in un primo tempo della trattativa, liberali contro l'Italia. Allora, questa trattativa ha cambiato anche un po' il modo di vedere le alleanze in Europa? Ma in realtà si innescano due meccanismi, uno è quello delle famiglie politiche, ma l'altro forte è quello dell'interesse del paese. È per questo che anche in Italia sarebbe bene avere una posizione che tifa Italia. Credo che dovremmo però lavorare per rafforzare le famiglie europee, perché se vogliamo andare avanti con un'Europa che effettivamente abbia un volto vicino ai cittadini, è importante che poi non ci siano soltanto le battaglie dei paesi per i paesi, ma ci siano le battaglie di grandi aree politiche come sono i socialisti europei per l'Europa. Bene, grazie alla senatrice Roberta Pinotti del Partito Democratico.